Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Revivisave Shampoo Plus. A cosa serve? Revivisave Shampoo Plus ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli shampoo. È commercializzato in Italia dall'azienda Chimeia SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Chimeia SRL. Concessionario: Chimeia SRL. Categoria di appartenenza: shampoo. Forma farmaceutica: detergente. Confezioni: Revivisave Shampoo Plus Shampoo Prevenzione Caduta Capelli 150 ml. Indicazioni: shampoo prevenzione caduta capello alle erbe, seborrea, forfora, cuoio capelluto irritato. Descrizione e caratteristiche: shampoo a base di estratti naturali e oli essenziali, studiato per capelli e cuoio capelluto. Indicato per la prevenzione caduta, per capelli fragili, con forfora, seborrea acuta e irritata. Per un trattamento naturale antistress dalla radice del capello alla testa. Componenti e ingredienti. Principi attivi: malva, ginseng, equiseto, menta, ortica. Ingredienti: acqua, cocamido propil betaine, tea coco idrolyzed animal protein, propilene glycol, idrolyzed animal protein, cocamide dea, malva silvestris, parfum, capriolol idrolyzed animal protein, palmitoil idrolyzed animal protein, panax ginseng, equisetum arvense, menta piperita, urtica dioica, poliquaternum, 7, metilcloroisotiazolinone, metilisotiazolinone. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.